accendi proiettore di stelle. Ufficiale, io amo la smart home, ho una particolare passione per tutti quei dispositivi connessi dedicati alle nostre abitazioni, ne ho provati a decine, dalle prime lampadine connesse, passando agli impianti di sorveglianza, fino ad arrivare di recente alla serratura della porta di casa. E se prima gli accessori connessi erano pochi e costosi, beh, ora la scelta è davvero ampia e come sempre accade, maggiore è l'offerta, migliore è la scelta e soprattutto minore è il prezzo. E con questo spirito ho selezionato alcuni accessori smart, tutti compatibili con Alexa e Google Home, ma che costano meno, e in alcuni casi molto meno di 50 euro. E sono sicuro che tra di loro ce ne sarà almeno uno che non sapevate vi potesse servire. E siccome per me è il vostro feedback quello più importante, vi chiedo come sempre, se volete supportarmi, di lasciare un bel like sotto a questo video e ovviamente di iscrivervi al canale. Allora, intanto vi dico che tutti i gadget smart che vi porterò oggi si possono acquistare tranquillamente su Amazon e travolta si trovano anche in promozione sul mio canale Telegram delle offerte, al quale vi invito ad unirvi. E allora parto col più banale, ma indubbiamente il più utile dei gadget smart, un set di due prese smart, ma italiane, non di fabbricazione, ma di standard. La maggior parte delle prese connesse infatti non sono adatte alle prese italiane, che sono le più diffuse nelle nostre abitazioni, quelle coi tre buchini, no? Per intenderci, quelli piuttosto ravvicinati tra loro, e ciò costringe ad accrocchi assurdi con adattatori vari. Ecco, questa presa di Aunix risolve il problema perché è specifica per quel tipo di presa, e come vedete ha il grande vantaggio di essere molto stretta, quindi se la colleghiamo ad esempio ad una ciabatta non va ad occupare lo spazio laterale delle prese vicine, che è una cosa che odio. Ha un unico tasto per accenderla e spegnerla. Si connette all'applicazione Smart Life, che è un aggregatore di dispositivi smart di diverse marche, app che funziona molto bene sia per gestire i dispositivi che per la prima connessione. Tanto è vero che ad esempio non ho dovuto far nulla perché questa presa venisse riconosciuta direttamente da Alexa. Insomma, funziona molto bene e la straconsiglio senza dubbio, anche perché con 20 euro se ne comprano ben due e come vi dicevo talvolta anche a meno quando ci sono le promozioni di Amazon. Il secondo invece è un altro accessorio richiestissimo, una striscia di LED ma connessa da 5 metri e la sua particolarità è quella di essere incredibilmente sottile. Mi ha stupito poi la qualità generale del prodotto, a partire dal suo telecomando, molto simile a quello di modelli più costosi, dotato anche di adesivo per celarlo meglio alla vista e quindi poterlo attaccare dove si vuole. Telecomando che peraltro servirà poco, visto che come vi dicevo lei è connessa alla sua applicazione e agli assistenti vocali. Applicazione che, oltre a offrire le consuete possibilità di configurazione del colore e dell'intensità luminosa, dà accesso anche a diversi scenari, tra cui quello della sincronizzazione a ritmo di musica, che io sicuramente non utilizzerò mai, comunque c'è. L'ho presa di fatto però per dare un po' di luce a questo mobiletto qui dietro di me e fare in modo che si accenda insieme a tutte le altre luci che utilizzo quando appunto registro i miei video, proprio così. Accendi luci riprese. Che altro dire di lei, se non che nonostante costi un quarto rispetto a una stessa striscia LED di Philips Hue, beh alla fine fa lo stesso servizio e si può configurare tranquillamente all'interno di scenari e routine, grazie appunto all'integrazione con Alexa e con Google Home. E se c'è una cosa che amo della smart home è proprio che posso avere il cuore pulsante della mia abitazione tra le mie mani, dentro il mio smartphone, per gestire tutto dal palmo della mano, ovunque mi trovi, a qualsiasi ora del giorno e della notte, che poi è lo stesso motivo per cui a suo tempo ho scelto Palsy come mio fornitore di luce e gas, che infatti è 100% digital e totalmente paperless. Non ho mai ricevuto scartoffie da firmare o bollette cartacee, perché gestisco tutto qui dall'app all'interno del mio smartphone, fin dalla prima attivazione, che vi avevo raccontato in un video dedicato, procedura rapida effettuata direttamente dal mio divano di casa. Stesso divano dal quale posso consultare le bollette in PDF oppure attivare l'autolettura del contatore per avere un resoconto dei consumi preciso ogni mese e addirittura avere assistenza tramite WhatsApp. Ad esempio, l'altro giorno mi è capitato proprio di avere un quesito da porre all'assistenza clienti e non ho dovuto fare altro che messaggiare come farei nella vita quotidiana con un amico o un conoscente. Insomma, avrete compreso che per me la facilità di fruizione è stata
stato un fattore decisivo nella scelta di Passy. E non solo, ricordiamoci che Passy è anche conveniente. E a questo proposito vi dico che utilizzando il mio codice Agostini4 riceverete il 100% di sconto sulla componente energia e gas per 4 mesi. Ma vi invito a consultare tutte le condizioni e le molteplici possibilità offerte da Passy semplicemente dal link qui sotto in descrizione. E se vi dicessi che con una telecamera da 20 euro posso fare questo? Ale, mostrami l'ufficio. Sì, è possibile. Ho scovato su Amazon una telecamera di sorveglianza, come ce ne sono molte, ma con il plus dell'integrazione di Alexa. E questo vuol dire poterla visualizzare in tempo reale sugli Echo Show o sulle Fire TV Cube. Ma devo dire che non è niente male nemmeno la sua applicazione, che è un po' sempre il lato critico, no, di queste telecamere a basso costo. Qua invece no, lei ha tutto ciò che serve. Possibilità di registrare sul cloud o su schede SD in locale, registrazione su smartphone, audio bidirezionale e ovviamente rilevamento dei movimenti o dei suoni improvvisi, e che la rende perfetta anche come baby monitor, no? Se abbiamo un neonato, un bimbo piccolo. Il prodotto in sé poi è molto semplice, un design carino, la possibilità di attaccare in due diverse posizioni lo stand, a seconda di come la si vuole posizionare e in quale ambiente. Io ad esempio l'ho posizionata in piedi, qui sopra la mia scrivania, nello studio, e ho potuto apprezzarne così anche la qualità video in 1080p, sia di giorno che con la visione a infrarossi. Insomma, difficile chiedere di più a questo prezzo. Per una telecamera con questa qualità, con tutte queste funzioni e appunto con la possibilità di essere integrata all'interno dell'ecosistema Alexa. E se prima vi ho parlato di presa connessa, in realtà talvolta può essere comodo avere un'intera ciabatta connessa, così da poter gestire un'intera batteria di dispositivi simultaneamente o singolarmente, che poi è il vantaggio di questo modello che vi presento oggi, che ha 3 prese connesse e 3 porte USB. Ogni singola presa è attivabile e disattivabile singolarmente, quindi una volta connessa all'applicazione basta nominare ogni presa e avere così il controllo del singolo apparecchio collegato. Oppure si può semplicemente accendere o spegnere l'intera ciabatta, oppure attivare semplicemente le porte USB, in questo caso però sono tutte e 3 insieme, quindi non si possono attivare singolarmente o disattivare, vanno attivate tutte insieme. Porte USB da 5V 3,1A. Come vedete poi, ogni presa ha anche un suo tasto fisico con tanto di LED che si illumina e, cosa fondamentale, c'è anche una protezione per il sovraccarico, molto molto importante perché va a proteggere da eventuali sbalzi di corrente. Il vero plus però ancora una volta è l'integrazione con Alexa, quindi una volta dato il nome ad ogni singola presa si possono accendere o spegnere vocalmente i singoli dispositivi connessi, ma soprattutto si può integrare in scenari o routine con gruppi di altri accessori smart. Va da sé che comprare una ciabatta connessa è più conveniente economicamente che non comprare ogni singola presa smart se abbiamo più prodotti da collegare nella stessa posizione, ovviamente. L'applicazione poi, oltre a permettere di gestire la ciabatta, ha anche un comodo report dei consumi energetici, interessantissimo per capire, ad esempio, quanto e come consumano corrente i nostri dispositivi collegati alla presa. E infine c'è lui! Questo magico proiettore di stelle, indubbiamente il meno utile del gruppo, ma secondo me il più affascinante. Gadget perfetto per dare atmosfera a qualsiasi stanza e ideale per me per rilassarmi, no? Mi sdraio, metto su un po' di musica rilassante e fisso gli effetti ottici e me la godo alla grande. Effetti ottici di questo proiettore che ha una lente per proiettare appunto effetti luminosi colorati e un proiettore laser che crea invece questo effetto stellato. Il suo valore aggiunto, ancora una volta, è però quello di essere smart. Quindi dotato di applicazione, la stessa della prima presa smart che vi ho presentato, e che consente di accenderlo, spegnerlo, di regolare gli effetti, la luminosità, i colori e la rotazione anche a piacimento, sia manualmente che andando a selezionare alcuni effetti già preimpostati. In realtà non è che si possa fare chissà che cosa, no? Ma andando a lavorare sulle opzioni disponibili si può comunque creare sempre un effetto diverso e unico adatto a diverse situazioni, che non devono essere per forza sempre relax.
Anche il proiettore si connette tranquillamente ad Alexa e a Google Home, e ciò permette di abbinarlo ad altre luci o allo spegnimento automatico, ad esempio qualora lo si metta nella stanza di un bimbo per aiutarlo, che ne so, a prendere sonno. Pieno controllo, insomma, per un gadget che, come vi dicevo, è indubbiamente il meno utile del lotto, ma probabilmente il più interessante proprio per il beneficio che è in grado di generare con i suoi effetti luminosi. Provare per credere. Naturalmente, di tutti i prodotti che avete visto in questo video troverete i link qui sotto in descrizione, ma come sempre sono molto molto curioso di sentire cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E siccome le cose importanti ve le ho dette inizio video, beh, non posso fare altro che ringraziarvi. Grazie da Manuel Agostini, e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.